Assessore Marangella, lei è un'altra new entry. Noi ci siamo sentiti la settimana scorsa, abbiamo fatto un'intervista su Monitor, però lei in qualità di segretario del PD. Adesso magari non sarà più, si dimetterà da segretario e quindi si immergerà in questa nuova mansione? Assolutamente sì, mi è stato chiesto dal sindaco di cosiddetti scendere in campo come proposta di unità all'interno del Partito Democratico, visto una situazione abbastanza difficile. Ovviamente darò le mie dimissioni, questo è scontato. Da segretario, da segretario mi sembra, voglio dire, scontato questo, dopodiché apriremo una fase in cui decideremo se aspettare la fase congressuale nazionale o seppure aprire una conferenza organizzativa qui con Cicco da Grottaglie, perché comunque c'è bisogno di avere un partito strutturato che possa affrontare insomma tutte le sfide politiche. L'assessorato che le ha affidato, lo diciamo, è complicato? Abbastanza delicato su più fronti. Perché servizi sociali? Politiche sociali. Ovviamente il periodo di crisi ha acuito insomma le sofferenze. Non ci sono i fondi? Non ci sono poi i fondi, però io ritengo, ritengo, si gestisce così. Ritengo che comunque, voglio dire, si sia ampliata anche l'utenza insomma di gente che davvero è in difficoltà. Voglio dire, se in TV vediamo laureati che perdono il posto di lavoro, sono costretti nelle grandi città a recarsi alle mense delle Caritas, insomma, anche Grottaglie da questo punto di vista credo che stia rispondendo. Poi c'è l'altro fronte caldo, insomma, che è quello del personale, anche qui blocco delle assunzioni, impossibilità di sostituire i dipendenti che vanno via, c'è bisogno quindi di riorganizzare la macchina anche sotto questo punto di vista per poter continuare ad assicurare servizi nel migliore dei modi. Quindi un lavoro abbastanza, sarà una delega diciamo molto impegnativa e delicata. Perché me ne rendo conto, voglio dire, la sfida è ardua anche perché tra l'altro nel programma del sindaco si parla anche di rimodulazione, di riqualificazione della casa di riposo e quindi questa è di competenza dell'assessore ai servizi sociali. Se ne parlava già da anni, insomma. Diventerà una RSA sanitaria. Vedremo quale sarà la soluzione migliore, certo che non può gravare sulle casse comunali, insomma stiamo parlando di cifre che superano il milione di euro. E non ce lo possiamo più permettere. In questi tempi, su questo bilancio è un lusso che non ci possiamo permettere, insomma. Ok, allora buon lavoro. Grazie.